Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag molto carino e molto leggero. Sono stata taggata da Elisabetta R, che è anche l'ideatrice di questo tag, quindi vi lascio in info box il link al suo canale. Il titolo del tag deriva da una saggezza antica che è quella delle nonne, ossia il fatto di essere povere, tra virgolette, non deve essere una giustificazione per non lavarsi, perché comunque il bagno schiuma, il bagno doccia, il sapone, quello che volete, ha un prezzo veramente molto basso. Quindi da qui nasce il titolo Povere sì, sporche perché? Perché comunque il prezzo effettivamente di queste cose è talmente basso che anche una persona in condizioni, diciamo, di povertà o comunque una persona che non ha mezzi magari sufficienti per alcuni vizi, sicuramente può lavarsi perché i prezzi sono molto bassi. Ma questo tag consiste nel mostrare tutti i nostri bagno doccia, gel doccia, bagno schiuma, tutto quello che abbiamo per lavarci, quindi quello che utilizziamo principalmente sotto la doccia. Io ne ho tantissimi, li ho messi tutti qua in questo sacchetto di Tigotà, però non sono tutti presi da Tigotà. In realtà ho utilizzato questo sacchetto per fare il video e per comodità. Io ne ho di tante marche diverse, mi piace cambiare, quindi io quotidianamente utilizzo un bagno doccia diverso. Voi penserete che sono matta, ma in realtà a me piace sentire sulla mia pelle profumazioni sempre diverse man mano che passano i giorni. Quindi io non sono la persona che acquista una confezione di bagno schiuma e aspetta di finirlo per acquistarne un altro. Io in realtà ne acquisto diversi, magari poi li ho aperti lì che vagano per il bagno, perché comunque mi piace cambiare. Quindi mi piace oggi utilizzarlo alla fragola, domani magari lo utilizzo alla menta, dopodomani lo utilizzo al cocco. Quindi insomma io ne ho tanti e ne utilizzo tanti per questa ragione. Però direi che è arrivato il momento di entrare nel vivo del tag, quindi di farvi vedere quali sono i miei bagno doccia. Quindi comincio subito pescando a caso, perché come vi dicevo li ho messi qua nel sacchetto e quindi peschiamo a caso. Oh, benissimo, è venuto fuori questo qua della Palmolive Gourmet alla fragola in confezione grande, perché è quello da 500 ml. Questo sembra proprio un frappè alla fragola, una crema di fragola, chiamatelo come volete, ma è veramente qualcosa di molto cremoso. È un bagnoschiuma cremoso che ha una profumazione molto intensa di fragola, ma che non dà fastidio comunque una volta che è sulla pelle, nel senso che poi sulla pelle rimane abbastanza delicato. Ma mentre vi fate la doccia, sentite questo profumo di fragola che è veramente inebriante ed è buonissimo. Io questo lo utilizzo tantissimo, soprattutto in estate, perché in estate questo profumo di fragola comunque mi piace poi sulla mia pelle. Il secondo che ho pescato è questo bagnoschiuma al cocco. Questo qui è il 98% ingredienti naturali, lo avete sicuramente visto se avete guardato il mio video Cocco Love, che era un altro video tag dedicato a tutti i prodotti alla profumazione di cocco. Vi avevo mostrato anche questo. Questo è molto delicato, è naturale, quindi lascia la pelle molto molto morbida, è sicuramente poco aggressivo perché appunto ha tutti ingredienti naturali, ma soprattutto ha un'intensa profumazione di cocco che mi piace tantissimo. Poi questo è della Yves Rocher, è un pochino più piccolo perché è da 200 ml ed è una new entry. Questo lo avete visto se avete guardato il mio video sugli acquisti di Yves Rocher. Questo l'ho voluto provare, non lo avevo mai provato e ancora non l'ho utilizzato sotto la doccia, ma mi piace tantissimo il profumo. È la profumazione di grani di caffè ed è qualcosa di goloso al massimo, mi verrebbe voglia di berlo. Perché se voi aprite il coperchio già sentite subito, ancora prima di avvicinare il naso, questa profumazione di crema di caffè. Non vedo l'ora di provarlo, ma credo che lo proverò quando si avvicinerà un po' di più l'autunno, perché questa profumazione al caffè mi sa più di autunno che di estate, quindi aspetterò ancora un po' nonostante la mia curiosità. Poi questo è un bagnoschiuma di Essence, l'azienda tedesca, quella
scritta con la S finale, quindi non la famosissima Essence che tutti amiamo e conosciamo, ma un altro tipo di azienda che ha un nome che si pronuncia allo stesso modo. Io l'anno scorso avevo acquistato un po' di prodotti, tra cui questo bagnoschiuma che ha la profumazione J'adore. Quindi per apprezzare questo vi deve piacere il profumo J'adore, quello di Christian Dior, che è il mio preferito. E come amante di questo profumo non potevo non provare questo bagnoschiuma. Ovviamente questo diciamo che si discosta un momento dal titolo del tag perché questo non ha assolutamente un prezzo basso, questo costa un po', mi sembra sui 6,50 euro, una cosa così che per un bagnoschiuma comunque secondo me sono tanti, però mi piace talmente tanto il J'adore che avevo voluto provare questo tipo di bagnoschiuma. Però lo uso poco, lo sto centellinando abbastanza, infatti l'avevo preso l'anno scorso e ce n'è ancora dentro metà, proprio perché lo utilizzerò una volta ogni tanto nelle grandi occasioni, invece per la doccia di tutti i giorni preferisco utilizzare quelli che costano meno. E questo, insomma, mi piace, volevo mostrarvelo anche se non è a basso prezzo. Un altro bagno doccia, in realtà una mousse doccia, è questo di Dove con olio di rosa, profumazione alla rosa. Questo mi piace tantissimo, è proprio una mousse, esattamente come quella che usate per i capelli, quindi c'è questa schiuma che è veramente qualcosa di fantastico. Io non utilizzo tanto i prodotti in mousse, quindi devo dire la verità, non sapevo bene cosa aspettarmi, però ho voluto provarlo perché mi sono molto incuriosita. Quando ho visto il video di Elisabetta del canale Elisabetta R, che comunque vi ho già lasciato giù in info box perché mi ha taggata per questo tag, e avevo visto il suo video in cui lei mostrava tutti i prodotti in mousse che utilizza e mi ha fatto venire la curiosità di provare qualcosa, ho visto questo al supermercato e l'ho preso. Devo dire che mi sono trovata molto bene perché l'effetto è proprio piacevole, non so, una cosa strana perché io non sono abituata, però mi è piaciuto, la profumazione è molto molto buona, quindi sicuramente è promosso. Un altro bagnoschiuma che adoro, che è molto goloso, è questo di Palmolive Gourmet al cioccolato. Questo è un doccia crema, quindi anche questo è molto cremoso e vi farà venire un'intensa voglia di cioccolato. Quando siete sotto la doccia con questo, vi assicuro che quando uscite, la colazione che voi andrete a fare dopo la doccia sarà a base di cioccolato. Questo è poco ma sicuro, perché è proprio una formula matematica. Voi vi fate la doccia con questo, uscite, volete fare colazione col cioccolato. Un bagno doccia che mi sta veramente conquistando è questo di Dermacol all'anguria. Non so se avevate visto il video sul mio shopping con i saldi, avevo provato ad acquistare questo e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Non è tanto il profumo all'anguria che mi sta conquistando, sicuramente è un buon profumo, ma quello che mi sta conquistando di più è il suo effetto rinfrescante, perché voi sotto la doccia sentite proprio questo refrigerio piacevole che in queste giornate così calde e afose comunque dà molto sollievo. Se volete comunque un effetto che vada a prolungarsi un pochino una volta usciti dalla doccia, sicuramente questo è da provare. Lo trovate sul sito Notino. Quindi se vi interessa e vi fa piacere, provatelo perché io ve lo consiglio. Poi vediamo cosa esce da questo sacchettone gigante. Bagnoschiuma, mela e spezie di Bottega Verde. Questo è veramente buonissimo, quindi questo è un bagno doccia che utilizzo molto volentieri, che mi piace tantissimo proprio perché è un po' goloso. A me piacciono comunque i bagno doccia un po' golosi, penso che l'abbiate capito, e questo davvero è molto buono. L'avevo provato ad acquistare in offerta, non mi ricordo il mese esatto, ma c'erano delle offerte tra cui anche quelle. E devo dire che mi sono trovata bene. Poi, sempre bagno doccia gourmet, Palmolive gourmet, questa volta al cocco. Questo sicuramente lo avete visto nel mio video tag Cocco Love. Comunque questo ha una profumazione abbastanza delicata, quindi il cocco si sente ma non è così forte, però è un buon bagno doccia che mi piace, che ogni tanto vado a ricomprare. Andiamo avanti con la pesca, vediamo cosa c'è. Questo è un bagno doccia Bottega Verde al limone e agrumi. Adesso lo vedete pieno e nuovo.
nuovo perché l'ho appena ricomprato, ma lo utilizzo già da un po' di tempo, quindi l'ho usato, finito, ricomprato, sono quelle cose che compro abitualmente. Devo dire che mi piace, soprattutto in estate, perché vi lascia questa piacevole profumazione di agrumi, di limone, che comunque in estate secondo me fa piacere avere sulla pelle. Poi di nuovo palmolive gourmet alla menta, questa volta alla menta. Questo mi piace sia d'estate che d'inverno perché la profumazione alla menta è veramente piacevole sulla pelle, vi lascia comunque una sensazione di freschezza ed è qualcosa che mi fa venire in mente la mia infanzia quando mia nonna in campagna mi faceva il bicchiere di latte e menta. Devo dire che quando apro questo bagnoschiuma mi viene in mente mia nonna, quindi sicuramente questo lo utilizzo volentieri anche perché mi suscita questi ricordi della mia infanzia e di mia nonna materna che purtroppo non c'è più, però io quando utilizzo questo bagnoschiuma comunque rivolgo un pensiero a quei bei momenti e quindi è un altro motivo in più che mi spinge a comprare e ricomprare questo bagnoschiuma. Sempre di Bottega Verde, questo olivo, bagno doccia all'olivo. Devo dire che questo è per pelli secche e delicate ed è un buon bagnoschiuma. Era una collezione, diciamo, che era uscita sotto Natale. Io l'ho utilizzato perché me l'aveva regalato mia zia come regalo di Natale, poi l'ho ricomprato perché mi è piaciuto. L'ho trovato molto delicato, molto rigenerante per la pelle secca. Non so, a me ha fatto questo effetto e comunque anche la profumazione devo dire che mi piace. Poi un'altra new entry che ancora non ho utilizzato è questo bagno doccia alla mela rossa. Questo fa parte di quella linea di Yves Rocher che era uscita sotto Natale alla mela rossa. Questi sono degli avanzi di magazzino. Sono riuscita a prenderlo in mega offerta e quindi non mi sono fatta sfuggire l'occasione perché la crema mani alla mela rossa mi era piaciuta tantissimo e ho voluto provare anche il bagnoschiuma. Ancora non l'ho utilizzato perché comunque ne ho tanti aperti. Quindi volevo finire quelli aperti e quelli che sono proprio chiusi e nuovi, magari lasciarli così finché non smaltisco un pochino gli altri. Però non vedo l'ora di provarlo perché la profumazione promette molto bene. L'ho già annusato più volte e devo dire che mi piace tantissimo. Spero che poi anche sulla pelle mi faccia questo effetto piacevole. Sempre Palmolive Gourmet Vaniglia, doccia schiuma alla vaniglia. Doccia crema, scusate, alla vaniglia. Questo è molto cremoso, ha una profumazione di vaniglia, non troppo intensa e diciamo che fra tutti quelli della Palmolive Gourmet, questo forse è quello meno intenso come profumazione, almeno secondo me. Poi ovviamente ognuno avrà le sue idee, però io credo che sia quello meno intenso come profumazione, ma è un ottimo bagnoschiuma perché comunque la pelle sicuramente rimane nutrita, morbida, vellutata. Quindi sicuramente un bagnoschiuma da provare. Poi un altro bagnoschiuma che mi piace tantissimo è questo Vidal Profumazione Fiori di Tiaré. Questo mi piace veramente tanto, ha una profumazione delicatissima di fiori e devo dire che è una marca questa Vidal che spesso compro e ricompro. Adesso combinazione in questo sacchetto gigante di bagno doccia ce n'è uno solo. Perché comunque non posso nemmeno riempirmi la casa di prodotti di questo genere, devo anche un po' smaltirli. Però devo dire che negli anni passati spesso ho comprato questo genere di bagno doccia perché mi sono sempre trovata bene e soprattutto nella mia città c'è un negozio che ne ha una scelta infinita se parliamo di profumazioni, di tipologie. Quindi quando vado in questo negozio spesso faccio qualche scorta e ne compro, però questa volta ne ho uno soltanto da mostrarvi, comunque ve lo consiglio. Poi un'altra new entry, Yves Rocher, limone e agrumi. Anche questo io l'ho preso perché mi è piaciuto quello Bottega Verde alla stessa profumazione. Voglio provare anche Yves Rocher per vedere se mi piace al pari di Bottega Verde. È un piccolo esperimento che voglio fare, quindi ho deciso di prenderlo, è piccolino.
piccolino, è da 200 ml, però voglio appunto provare anche questo. Poi vi faccio vedere tre bagno doccia in mini size, perché comunque io quando viaggio tendo a portarmi un bagno schiuma più piccolo e poi di solito faccio la spesa sul posto, quindi il bagno schiuma grande me lo compro poi quando sono sul posto, è molto difficile che io me lo porti da casa, preferisco viaggiare leggera. Se avete visto il mio video dello scorso anno su come faccio a viaggiare solo con il bagaglio a mano, capirete tante cose. Quello che voglio farvi vedere è questo di Bottega Verde alla vaniglia nera, è veramente buonissimo, mi piace molto la linea alla vaniglia nera. Poi un altro sempre di Bottega Verde, Argan del Marocco, questo devo dire che mi piace meno, sono sincera, però in mini size comunque mi trovo bene proprio per i viaggi, quindi mi piace meno ma è pratico, quindi ogni tanto utilizzo anche questo. E poi un altro che invece mi è piaciuto tantissimo di Yves Rocher è Ai fiori di loto, sempre in mini size perché me lo porto in vacanza. Questo qui Ai fiori di loto veramente è stata una scoperta piacevole, pensavo che non mi sarebbe piaciuto perché la crema mani Ai fiori di loto non mi era piaciuta, invece il bagno doccia sì, mi è piaciuto parecchio. Questi sono tutti i miei bagno doccia, come avete potuto vedere ne ho tantissimi di diverse profumazioni, diverse misure, diverse marche, quindi veramente vi ho fatto vedere tutto quello che c'è nel mio mobiletto del bagno per quello che riguarda appunto il bagno doccia. Io vi invito a fare questo tag perché è veramente carino ed è comunque un'occasione per mostrare tutti i vostri bagno doccia preferiti. Vi ricordo di andare a vedere il canale di Elisabetta che è l'ideatrice del tag, trovate tutto giù in info box. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti quale di questi vi ispira di più, di questi bagno doccia che vi ho fatto vedere, e io come al solito vi mando un bacio enorme.